Ciao milanisti, ciao campioni d'Italia, rieccoci, siamo di nuovo insieme, bentornati sul pianeta Milan, io sono Stefano Bressi e tante volte mi chiedete di Colombo, di Lazetic, degli attaccanti, perché da un lato c'è il tifoso che vuole un nuovo nome davanti, che vorrebbe rinforzi in attacco, che mi dice sì, ma al Milan serve un attaccante, serve qualcuno che la butti dentro, serve qualcuno che segni, perché non segniamo. E dall'altro lato spesso c'è chi invece mi dice guardate che l'attaccante del futuro ce l'abbiamo in casa. E qualcuno indica Colombo, qualcuno indica Lazetic. E alla fine i numeri dicono che effettivamente Lazetic e Colombo sono due giocatori che stanno facendo decisamente bene. Lazetic è arrivato lo scorso anno per 4 milioni, doveva giocare in prima squadra, però il suo processo di crescita ha richiesto un po' più tempo del previsto, allora è stato portato in primavera, dove quest'anno sta facendo molto bene, sta segnando con continuità, sta giocando con continuità, è un esempio per i compagni. Ignazio Abate ha speso bellissime parole su di lui e quindi pian piano sta crescendo, pronto a diventare magari un giocatore importante anche per la prima squadra. È entrato nel finale con la Cremonese, qualcuno se lo ricorderà. E a momenti, ragazzi, stava facendo gol. Aveva fatto un bel movimento, tra l'altro. Ha ricevuto palla, spalla alla porta, si è girato, ha dribblato l'avversario e poi col mancino ha concluso. Peccato che abbiamo mandato il pallone alto. Sarebbe stato il gol della vittoria all'ultimo minuto. Un altro. Sarebbe stato meraviglioso come primo gol di Lazetic con la maglia del Milan. L'altro, però, comunque, Lazetic è nostro. Sta qui, almeno per adesso. Magari si deciderà se mandarlo in prestito oppure no. Però per il momento sta qui. Poi c'è Colombo. Colombo che invece è andato in prestito a Lecce. Il Lecce che ha spinto per avere un diritto di riscatto a 2,5 milioni. 2,5 milioni è una cifra minima, ma il Milan ha un controriscatto di 3,5 milioni. Cosa significa? Sostanzialmente che il Lecce l'ha preso. Scusate, sono un po' raffreddato, quindi se sentite un po' di naso chiuso per questo. Diciamo, il Lecce l'ha preso con l'obiettivo, con la certezza quasi dalla dirigenza che sarebbe cresciuto in giallorosso ed effettivamente sta facendo molto bene in questo avvio di stagione. Al di là dei gol, le prestazioni sono da grande attaccante. Assist, lavoro per la squadra, lavora tanti palloni davanti. E quindi è diventato effettivamente un giocatore importante. Lecce che quindi ha già deciso di riscattarlo a 2,5 milioni, ma il Milan, come dicevamo, ha un diritto di ricompra a 3,5 milioni. E i rossoneri non hanno nessuna intenzione di privarsi di Colombo, definitivamente. Questo significa questo, che il Milan eserciterà il controriscatto a 3,5 milioni. Un modo questo per valorizzare il lavoro di crescita che ha fatto il Lecce sul ragazzo. Il Lecce va a guadagnare 1 milione per aver migliorato Colombo, che può anche essere effettivamente un ragionamento giusto. Ora però bisogna capire poi cosa succederà. Colombo resterà al Milan? Colombo andrà di nuovo in prestito? Potrebbe anche rinnovare il prestito con il Lecce? Sicuramente ci sarà questo processo, quindi riscatto del Lecce a 2,5 milioni e controriscatto del Milan a 3,5. Dopodiché, a seconda della valutazione che farà il Milan sul ragazzo, si deciderà se tenerlo, se mandarlo in prestito da un'altra parte, magari a un livello un po' più alto, se confermare il prestito a Lecce, magari sarà lui a spingere per questa soluzione. Quindi Colombo comunque rientra assolutamente tra i bombe del futuro. Quindi quando state lì a dirmi a Milan serve un attaccante, dobbiamo comprare un attaccante, pensate che comunque abbiamo Giroud che segna. Ragazzi, segna, raffica, Olivier segna, fa gol. Non vi ascolta, lui segna. Ibrahimovic torna a gennaio, poi l'anno prossimo non lo contiamo. Però comunque, per questa seconda parte di stagione c'è. Poi c'è Origi, che è un 95. L'avete già tutti bollato per finito, per pacco, bidone. È un classe 95, è giovane e ha la prima esperienza in Italia. Avrà modo e tempo per dimostrare il proprio valore. Quindi comunque va considerato anche Origi. E in più ci sono Lazetic e Colombo. Quindi siete sicuri che a Milan serva questo grande attaccante da subito con questa urgenza? Forse sì, forse no. Ditemelo nei commenti cosa ne pensate. Chiosa sull'argomento che in questi giorni sta tenendo banco un po' ovunque, ovvero il recupero extra large ai mondiali. Vi
La media, la norma, anzi, è ormai diventata avere almeno 5 minuti di recupero, ma abbiamo visto anche recuperi da 15 minuti, da 10 minuti, praticamente tempi supplementari, si gioca veramente tantissimo. E questa è un'indicazione precisa da parte di Collina, che ha detto che le partite non possono durare poco, 40-50 minuti, e quindi bisogna recuperare tutto il tempo che si perde quando si esulta, quando ci sono sostituzioni, quando la palla si va fuori, quando ci sono interventi medici. Tutto, praticamente tempo effettivo. Una cosa che Stefano Pioli, l'anno scorso, dopo la partita con la Salernitana, aveva sottolineato, aveva detto: è impensabile che in una partita di calcio si giochi 45 minuti. Primo perché non è allenante nel campionato, perché poi in Europa si gioca molto di più. Secondo perché chi paga per vedere una partita non può assistere a continue partite di tempo. E adesso sarà così ai mondiali, è così, poi diventerà così anche in Serie A. E all'inizio vedrete che ci sarà un po' di. Ci saranno recuperi molto molto lunghi. Ma poi vedrete che per evitare questi recuperi così lunghi si eviteranno anche le perdite di tempo, che adesso invece sono la norma nel nostro campionato su qualsiasi campo di provincia e non solo. Quindi, per me, ben vengano i recuperi lunghi. Bisogna giocare ed è probabilmente quello che apre le porte poi a quello che sarà il tempo effettivo, che se non sarà mai probabilmente tempo effettivo ci si avvicinerà molto, e già o così ci stiamo avvicinando parecchio a questa soluzione. Concludo veramente con chi fa le battute sul Milan che ha i minuti di recupero extra large. C'è qualcuno che pensa che il Milan abbia avuto minuti di recupero extra che non ci dovevano essere? Io credo di no, sinceramente. Anzi, spesso il Milan ha avuto perdite di tempo contro. Quando perdiamo tempo noi, al minimo ammonizione, richiamo. Quando fanno gli altri, silenzio. Quindi, sento interisti, juventini, che dicono: ma adesso il Milan avrà minuti di recupero in più, ancora di più, oppure semplicemente gli altri si adegueranno ai minuti di recupero del Milan. Fate poco gli spiritosi, perché il Milan i minuti di recupero che ha avuto sono sempre stati normali. E vi ricordo che c'è anche, soprattutto, Inter e Juventus hanno fatto punti nei minuti di recupero, penso alla partita di Lecce per l'Inter, oppure alla tanto decantata partita con la Salernitana della Juventus. Non ci fosse stato quel recupero mastodontico, probabilmente non ci sarebbe stato neanche niente da parlare di quella situazione. Quindi, testa bassa, state schisci e state buoni. Vi ricordo che noi siamo campioni d'Italia. Ricordatevi di seguirci su pianetamilan.it, lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video, se siete d'accordo. Se non siete d'accordo, ditemelo nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Forza Milano!